Questo è il nostro primo webinar del Voglio Guarire dopo i primi due webinar di preparazione, dove abbiamo fatto le basi, diciamo, un po' in generale di tutto, del cos'era la fibromialgia, cos'è la fibromialgia, e un po' i meccanismi neurologici in atto, un po' il regime generale che io vi ho invitato a andare in YouTube a vedere quel video del regime generale, che è quello che abbiamo fatto dal vivo al ritiro a gennaio. Ancora una volta io lo ripasso qua, però questa è un'ora e devo ripassare un po' tante cose. Quel video lì potrebbe anche aiutarvi durante questo mese. Abbiamo passato un po' il regime generale, abbiamo passato i motivi per cui le persone non vanno attivamente a curarsi forse nel modo più giusto, oppure per quale motivo in passato le cure non erano efficaci e cosa sono i meccanismi insieme che producono questo effetto di tutti che girano, girano e non riescono ad arrivare a risultati. Allora è molto difficile, ho bisogno che voi iniziate a entrare nell'ottica. Allora io vedo tanti guerrieri, tanti che stanno già seguendo il DVD, ma ci sono anche tanti di voi che eravate sulla pagina, adesso siete qui, e anche tanti che forse l'hanno scoperto da poco la pagina e non sanno niente. Ma questa è una strada che passa attraverso voi, ovvero la fibromialgia si può curare se noi iniziamo a ripristinare il buon funzionamento del corpo, che non vuol dire prendere farmaci oppure altri sistemi invasivi, traumatici per il nostro corpo. Abbiamo bisogno un po' di fare un reset generale, trovare un nostro equilibrio psicofisico, e questo si fa attraverso noi che facciamo qualcosa per noi, non qualcosa, ma tante cose per noi. Il problema è nel metterlo in atto. Uno, abbiamo anche l'annebbiamento del cervello. Due, abbiamo anche una non abitudine di lavorare per noi stessi, ok? E questo è quello che lo rende molto difficile. Poi dopo un nostro vissuto traumatico, con dei blocchi, con dei disagi, forse non un'autostima, anche dopo essere abbattuto un po' di anni dalla malattia, non un'autostima non proprio altissimo, e quindi non ci prendiamo molto in considerazione, e quindi lavorare proprio, dare tutto, tutto per noi, di solito non scatta subito. E poi tutti stanno lavorando per evitare o eliminare o diminuire anche un pochino il dolore. E invece, come ho spiegato nei primi due webinar, il nostro percorso è lavorare per il nostro benessere, non è per i dolori, perché una volta che vanno via i dolori, perché i dolori vanno via, e una volta che vanno via i dolori, se noi non abbiamo iniziato un buon rapporto con noi stessi, e continueremo a fare quelle tendenze autolesionistiche, quelle tendenze contro di noi stessi, che di cui io vi parlo spesso, e quindi facciamo un po' questa situazione yo-yo, dove si fa un po' su e giù, perché state lavorando per evitare i dolori. Quindi, appena che i dolori vanno via, poi dopo tutti iniziano a rifare quello che stavano facendo prima, ripiombando un po' nei dolori, nella disperazione, e diventando sempre più frustrati con se stessi e con il mondo. Abbiamo bisogno di capire che noi possiamo fare questo cammino, lo dobbiamo fare questo cammino, e nel frattempo dobbiamo trovare noi stessi e avere, ritrovare un nostro amore per noi stessi, un nostro cura per noi stessi, che non significa evitare i dolori, significa renderci capaci di vivere una nostra vita in maniera serena, tranquilla. E io lo so dove va la vostra mente adesso, appena che ho detto questo. No, ma non sono io, sono gli altri che sono dei
e non mi fanno vivere, no, perché in questo cammino qua noi inizieremo anche a vedere un attimino come siamo noi anche artefici di un po' quei rapporti un po' malsani, oppure quelle situazioni in cui noi non diciamo veramente quello che ci sta a cuore e quindi gli altri ci calpestano, oppure noi siamo intenzionati solo a vedere dove gli altri hanno ragione, quindi dubitiamo di noi stessi, quindi ascoltiamo di più loro voce invece della nostra. Quel vivere una vita serena, sì, lo possiamo fare, ma prima ci bisogna fare un po' di lavoro prima per far sì che noi siamo quelli che fanno un po' di spazio, un po' di pulizia generale dentro la nostra vita, insieme a smettere di focalizzare sul fatto che nessuno crede nella malattia, la malattia più complessa sulla faccia della terra, la malattia neurologica più complessa sulla faccia della terra. Io vi garantisco che fra 2-5 anni, come vi ho detto anche nel webinar preparatorio, ci sarà tutto il mondo che dirà: ammazza, che malattia complicata, che malattia veramente tosta, non avevamo idea. Andiamo avanti per parlare delle prime sessioni del DVD1. Allora, le prime 4 sessioni del DVD1 abbiamo introduzione generale, alimentazione, acqua, camminata, carboidrati. Seconda sessione, introduzione, alimentazione, improvvise allergie e zucchero, respirazione profonda, stretching dolce. Sessione 3, introduzione, regime generale, corpo sano, credere, risparmio, energia. E abbiamo nella quarta sessione, regime generale, frustrazione, giudizi. Iniziamo dall'inizio. L'introduzione generale: noi abbiamo una serie di problematiche nel nostro corpo che vanno ripristinati, ovvero noi abbiamo il sistema linfatico che è rallentato, abbiamo un corpo che ha una tendenza di accumulare tossine e scarti, abbiamo un corpo che è sotto stress, quindi produce un'aumentata quantità di radicali liberi che poi dopo lasciano scarti nel nostro sistema. Quindi già se noi siamo sotto stress produciamo tanti scarti di radicali liberi, abbiamo la tendenza di accumulare tossine dall'alimentazione, dai prodotti chimici nell'aria, nell'ambiente oppure attraverso il cibo, e abbiamo questo sistema rallentato che fa difficile liberarcene. Noi abbiamo una capacità di intossicarci semplicemente vivendo, e anche come tanti di voi dite: io vivo abbastanza bene, ma mangio abbastanza bene, non mangio tanti snack. Però se c'è in atto questo meccanismo, accumulo su accumulo, e senza renderci conto quanto è importante lo stress nella nostra vita, noi possiamo continuare a intossicarci e infiammarci. Un'infiammazione che poi dopo non risulta attraverso gli strumenti di rilevanza per l'infiammazione nel nostro corpo. Poi abbiamo l'ipossia, la mancanza di ossigeno nel nostro corpo, una mancanza di ossigeno anche dovuto allo stress. Ovvero, quando noi siamo stressati, noi stiamo consumando anche ossigeno nel nostro corpo, e soprattutto non stiamo respirando perché stiamo vivendo con tanta paura sotto lo stress. Abbiamo disturbi gastroenterologici, abbiamo disbiosi, sempre per quello che avevo detto appena prima, batterie e patogeni vivono in un corpo acido e non ben ossigenizzato. Allora, il corpo acido non è soltanto attraverso, è diventato acido perché abbiamo mangiato cibi acidi o caffè oppure carne rossa in abbondanza oppure altre cose. No, il nostro corpo è acido perché abbiamo vissuto sotto stress per tanto tempo. Ovviamente è una specie di ciclo vizioso, perché una volta che noi abbiamo la fibromialgia, allora noi siamo soprattutto sotto stress in ogni movimento della nostra vita, ovvero qualsiasi cosa che noi stiamo facendo ci procura stress, paura di farci male, paura di quello che stanno pensando gli altri, paura di il prossimo, da dove viene il prossimo dolore. Tutto questo stress fa sì che noi continuiamo a creare un corpo acido, ovviamente somatizziamo anche nella pancia, ci infiammiamo anche nella pancia con flogosi, disbiosi e l'intestino permeabile, che vuol dire che ci sono questi microbuchi nel nostro intestino dove i patogeni hanno fatto una specie di via attraverso le pareti dell'intestino e
hanno bucherellato, che porta anche il contenuto del nostro intestino un po' entra in circolo, creando poi dopo quelle improvvise allergie e intolleranze. Ecco perché tanti di voi avete tanta paura, perché avete fatto i test per allergie e intolleranze, e io vi dico sempre: curate l'intestino, che vedrete che poi dopo questo va via. C'è un motivo per questo in questo momento qua. Il nostro corpo è in tilt, e curando tutto, l'effetto domino al negativo poi dopo si ripristina. Cos'è una problematica qua? È che se io ho una vita stressata, e sono stressata anche attraverso la fibromialgia, che ho paura, e allora io ho questo intestino dove ho l'intestino permeabile, corpo acido, sono pieno di batteri, candidi, patogeni, lieviti, funghi, eccetera, eccetera. Allora a quel punto lì, se io vado per proprio consolarmi a mangiare i carboidrati o mangiare il zucchero e il cioccolato, giusto perché mi manca anche un po' poco nella vita, e almeno questo me la mangio giusto per darmi un po' di sollievo, allora noi abbiamo appena dato l'energia proprio perfetta a questi patogeni nel nostro intestino per proliferare e continuare la loro cammino attraverso le nostre pareti del nostro intestino. Ecco perché noi abbiamo bisogno di curare la nostra alimentazione, uno per rendere il nostro corpo alcalino, e due anche per evitare che quel disbiosi oppure intestino permeabile continua poi dopo a creare ulteriori problematiche, perché ovviamente se sono allergico o intollerante poi ai cibi, poi quello che io riesco a mangiare è sempre di meno, i dolori incrementano sempre di più, perché io non rendendomi conto del meccanismo, mangio, sto male, ma nell'insieme del tutto il male non mi rendo conto di quello che mi stia facendo male. Nostro sistema gastroenterologico compromesso poi fa sì che noi abbiamo una carenza vitaminica, aminoacidi, sostanze nutritive, perché se noi abbiamo il nostro intestino che è praticamente impedito, rallentato, senza che le nostre vili stanno percependo, funzionando al massimo, captando anche le sostanze nutritive, oppure noi stiamo consumando troppe sostanze vitaminiche o aminoacidi attraverso lo stress, perché anche lo stress fa sì che noi consumiamo di più, che era quell'effetto che vi avevo detto, consumiamo di più vitamine e sostanze vitaminiche con lo stress, produciamo radicali liberi, ci intossichiamo sempre di più, il sistema linfatico è rallentato, ci intossichiamo, e poi dopo è un circolo vizioso, ci sentiamo peggio, vogliamo mangiare ancora qualcosa di dolce e senza capire che dobbiamo mettere un stop qua a qualche parte. Quindi se noi abbiamo il nostro sistema gastroenterologico che non sta funzionando bene, noi non stiamo captando bene le sostanze nutritive che praticamente stanno passando, perché noi abbiamo anche l'intestino. Ricordatevi che peristalsi dell'intestino funziona bene quando i muscoli sono forti anche, no? Questo funzionamento qua. Nel noi è praticamente così, no? Invece di un bel così. Quindi quando noi abbiamo la fibromialgia, noi possiamo avere o per il flogosi o l'infiammazione, la diarrea, e la diarrea esplosiva, sempre per la questione che vi avevo spiegato anche con i patogeni, oppure possiamo avere anche un lungo periodo di stitichezza. Forse ci sono tanti di voi che eravate anche piccoli e avete sofferto di stitichezza, no? Perché questo è un muscolo che abbiamo bisogno di ripristinare il nostro sistema gastroenterologico un po' in tutto. Man mano che noi diventiamo più forti, questo movimento qua diventa un bel movimento, dove poi dopo tutti i miei guerrieri dicono: io sono stata stitica da sempre, invece adesso il mio intestino funziona. Cioè, quindi ci sono tante cose da rimettere a posto. Tante persone mi chiedono: che vitamine devo prendere? Che vitamine devo prendere? Quando noi stiamo gestendo noi stessi bene e non stiamo consumando con lo stress, paura, frustrazione, senso di colpa, rabbia, demoralizzazione, depressione, tutte le nostre sostanze nutritive,
invece noi stiamo vivendo abbastanza serenamente, stiamo consumando di meno quelle sostanze nutritive e poi dopo il nostro intestino sta lavorando anche un po' meglio, allora il nostro corpo riesce a usufruire di quelle sostanze sempre rigenerandosi, che quindi noi non abbiamo bisogno di comprare tonnellate e tonnellate di vitamine integratori. Io non credo, sì, li ho presi, ma diciamo il paziente zero che ha dovuto fare a 360, cioè io ho sparato in 360 gradi nel caso, ok? E poi dopo c'era un piano ben strutturato, studiato di quegli integratori. Tanti di voi mi chiedete, li hai presi tutti quanti insieme? No, li ho presi certe cose per 2 mesi, 3 mesi, ma io non sono qui per parlarvi di integratori, io sono qui per parlarvi di ripristinare naturalmente il buon funzionamento nel nostro corpo. Se voi volete poi dopo fare un piano di integratori che non è il mio, credo, andate dal vostro medico, perché io vi sto dicendo con la respirazione profonda, con l'alimentazione giusta, gestendo lo stress, facendo un po' di attività fisica e i nostri 20 minuti di sole al giorno, noi riusciamo a ripristinare un buon funzionamento e livello di tutte le vitamine e sostanze nutritive nel nostro corpo. C'è un motivo in questo momento qua, perché c'è uno squilibrio. Tornando a vitamine, noi abbiamo un corpo, come avevo detto all'inizio, che fa sì che è molto difficile per noi a liberarci di scarti e tossine, ok? Quindi se noi facciamo un bombardamento di vitamine oppure cure omeopatiche oppure prodotti di tutti i tipi, noi abbiamo già un corpo che assimila male e espurga ancora peggio, ok? Quindi ricordate quando voi state prendendo qualche cosa per paura di stare male, quello che state facendo all'interno del vostro corpo, lo state appesantendo. Poi dopo ci sono tanti di voi con il fegato rallentato, problemi anche di altro tipo, e noi abbiamo bisogno di, come ho detto, fare un reset. Iniziamo ad entrare nell'ottica di meno, andiamo al naturale, andiamo alla base, ripristiniamo la nostra salute alla base e smettiamo di pensare cosa posso prendere, cosa posso prendere. Quando le persone mi dicono come faccio a curare della malattia, cosa devo prendere? Devi prendere tempo per stare con te stesso e iniziare a lavorare per te stesso. La via per uscire fuori da questa malattia passa da noi stessi. Io adesso faccio il regime generale, faccio un breve repasso perché c'è già il video. Allora, la nostra camminata di 20 minuti al giorno, che in questo prossimo mese che noi andiamo avanti, per coloro di voi che non state camminando, iniziate con 3 minuti. Per coloro di voi che state camminando un'ora, 40 minuti, anche un po' 20, 40, un'ora così, ci vuole solo 20 minuti, ci vuole solo 20 minuti di camminata, solo 20 minuti di camminata per rinforzare la muscolatura del corpo, ossigenizzare il corpo, ripristinare il sistema linfatico, produrre le endorfine, aiutare il sistema circolatorio e rilassare la mente. Questo è per quale motivo noi facciamo la nostra camminata e soprattutto inserito nel mio piano strategico. Noi abbiamo bisogno solo di fare 20 minuti per fare tutto questo. Quando andiamo oltre, stiamo utilizzando energia che serve per il nostro corpo, di cui vi parlerò dopo, ok? Quindi facciamo solo un passettino su quelle endorfine. Ci sono tanti di voi che state prendendo serotonina, 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 ma se noi non abbiamo endorfine è inutile prendere boccette e boccette di serotonina. C'è tutto un processo in atto che noi dobbiamo creare endorfine e poi dopo dobbiamo produrre sempre di più serotonina, che anche la maggior parte della nostra serotonina va prodotta nel nostro intestino. Quindi se noi abbiamo anche quel disbiosi lì, è anche per quello che forse anche i nostri livelli di serotonina sono bassi. Ma se noi continuiamo a prendere serotonina senza capire cosa sono i precursori che servono per far funzionare la serotonina, ovvero endorfine, quindi tutto quel stress, e torno sempre a quel punto lì, quel stress che noi stiamo facendo all'inizio fa sì che noi stiamo non
creando endorfine, quindi è praticamente inutile a prendere quelle serotonina e a quelle grosse quantità. Ritorniamo a produrlo naturalmente. Ok? Quella camminata fa sì che noi possiamo produrre endorfine. Se andiamo oltre, abbiamo usufruito di energie che serviva al nostro corpo per ripristinarsi. Quindi la camminata, iniziate, arrivate a 20 minuti, se voi sentite che voi potete fare anche di più, io lo so che la voglia di fare è tanto, la voglia di sentirsi ce la faccio, sono come gli altri, però per un periodo di tempo dobbiamo seguire una strategia ed è questa, non andiamo oltre, no? Quando si dice io potrei camminare 40 minuti, cammino perché sento che potrei, sì, ma quegli extra 20 minuti di energia, mannaggia, era quello proprio che serviva al tuo corpo per rigenerarsi. Quindi iniziamo a avere anche un po' una situazione lungimirante di vedere un attimino che devo gestirmi in modo strategico. Siete tutti strateghi. Adesso, tutti strateghi. Allora, la respirazione profonda per 8 minuti, coricate a letto prima di dormire, più volte durante la giornata per alcuni minuti. Allora io vi ho parlato dell'ipossia e per quale motivo anche c'è l'ipossia. Non stiamo respirando, ma non stiamo respirando neanche durante il giorno. Abbiamo quel respiro un po' superficiale. Anche perché spesso io mi ricordo quando io ero flagellata con i dolori, praticamente io vivevo continuamente, io facevo l'imitazione di un cane, tipo sotto il sole in estate, così perché, anche perché ero in dolore, avevo così talmente tanto dolore che anche non ci pensi neanche di fare un bel respiro, no? Quindi ogni tanto, anche durante il giorno, non soltanto quelli 8 minuti coricati a letto, ma anche durante il giorno in macchina, camminando, altre cose, ci rendiamo conto che stiamo praticamente vivendo in apnea. Allora, inspiri. Dal naso fuori dalla bocca. Ok, coricato a letto, gonfiamo l'addome da basso e torniamo su. Ci sono diversi modi per farlo, un'onda ritmica oppure un'onda e poi un'onda. Ci sono diversi modi per farlo, però inspiri dal naso, respiri dalla bocca molto lentamente, allargando il diaframma non fino a quando vi fa male e vi farà tossire. Fermiamoci un attimino prima perché anche quei muscoli lì sono un po' atrofetizzati e quindi hanno bisogno anche un po' di esercitarsi, quindi non sforziamoci le prime volte che lo facciamo. Allora lo stretching per 10-15 minuti è importantissimo, abbiamo i muscoli che sia l'ossigeno sia il sangue, sempre per questione dell'ipossia e mancanza di circolazione, non sta arrivando tanto ai nostri muscoli. Anche questo aiutiamolo anche con l'uso della sauna, torneremo a quello. Quindi lo stretching anche per rendere i nostri muscoli flessibili, evitare strappi, perché noi possiamo anche fare uno strappo semplicemente prendendo qualcosa dal scaffale, ok? E così non è nella nostra mente, è anche così. Quindi noi iniziamo a fare un piano di stretching, anche perché quel stretching lì che ci fortifica e ci dà una bella postura invece di essere gobbati oppure destra e sinistra, oppure evitiamo che ci rigidiamo anche, perché voi non vi rendete conto che vivendo, diciamo, la postura un po' da fibromialgia è questo, ok? No? Sono pronta per qualsiasi dolore, sono in dolore, sono pieno di dolori e sto vivendo praticamente rigida, no, così. Cioè, quindi quel bel momento di stretching dolce, e vi dico di andare in internet a vedere qualche video di stretching geriatrico, ok? Perché quel stretching che fanno per gli anziani è proprio quello giusto che io credo che tutti dovrebbero fare, invece di troppo veloce, ok? Quindi quel stretching lì, bello, lento, come Serena mi ha detto l'altro giorno che ha preso il DVD, ha detto io faccio lo stretching al passo di Bradipo, tipo Bradipo, perché io dico facciamo lo stretching Bradipo, se voi avete visto i Bradipi, no, c'è quel cartone animato adesso che loro fanno tutto lento, lento, lento così, perché se noi lo facciamo anche lento, però veramente
facendo sì che facciamo un bel stiratura dei nostri muscoli, funziona lo stesso. Non è che noi dobbiamo fare lo stretching alla Arnold Schwarzenegger oppure qualcosa così, no? Quindi lo stretching 10-15 minuti al giorno per la meditazione. In questo momento qua io glisserò sopra la meditazione, perché ci saranno tutti quanti che diranno: ah, io non so fare la meditazione. La meditazione lo sappiamo fare tutti, dobbiamo solo allenarci. Provate a fare qualche meditazione guidata che voi trovate in internet, anche quelli che ho fatto io, oppure qualche musica rilassante nel frattempo che vi esercitate. Anche 30 secondi all'inizio va benissimo, ma comunque la nostra meditazione dovrebbe essere per 5-20 minuti al giorno, due volte al giorno, 10 minuti, 10 minuti nella mattina, 10 minuti nella sera, va benissimo. Allora noi beviamo 2 litri e mezzo di acqua, barra 3 litri, sempre per quello che vi avevo detto del sistema linfatica rallentata, per eccesso di tossine, e tante persone non sentono lo stimolo di bere e quindi si dimenticano proprio di bere, oppure stanno bevendo bibite o altre cose. Così noi, io sto parlando di acqua, oppure qualche altra cosa che faremo adesso con l'alimentazione, quando ripasso l'alimentazione. Quindi ci prendiamo quelle 2-3 bottiglie, le mettiamo sul scaffale in cucina, ricordiamo, poi mettiamo una bottiglia in borsa e una bottiglia in macchina, così ovunque siamo, in ufficio se lavoriamo, quindi ovunque siamo noi abbiamo la nostra acqua e ricordiamoci di berlo, non è necessario. Io ho bevuto l'acqua alcalina, ma non è necessario che ci compriamo questa macchinona per alcalinizzare l'acqua. Ovviamente se voi prendete la macchina per alcalinizzare l'acqua e poi dopo state litigando con vostro marito e i vostri figli urlando dalla mattina alla sera, ben poco fa. Noi possiamo alcalinizzare il nostro corpo anche attraverso l'alimentazione o un po' di limitazione dello stress, e non sono importanti tutti questi extra. Gli extra sembrano importanti per tutti, perché quando noi ci troviamo in difficoltà di fare quello che sono le basi, allora abbiamo bisogno dell'omeopatia, abbiamo bisogno delle vitamine, abbiamo bisogno della macchina dell'alcalinizzazione dell'acqua, abbiamo bisogno della la macchina per non la centrifuga, ma quello proprio super potente che scalda poco, che non abbiamo bisogno di tutto quello, anche un centrifuga normale, stiamo già in un buon campo delle nostre centrifughe. Oppure abbiamo bisogno del riflessologista o fisioterapista, abbiamo bisogno di, avete bisogno di voi, avete bisogno di voi stessi, di aiutare voi stessi. E ogni volta che voi sentite che avete bisogno di extra, 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 è perché non stiamo facendo quelle che sono le nostre basi, e abbiamo bisogno di sempre credere in noi stessi, sempre lottare per noi stessi, anche se è per la prima volta nella vita, anche se è per la prima volta nella vita, per il nostro, finalmente per il nostro benessere, anche se siamo arrabbiati con la malattia, anche se siamo arrabbiati con noi stessi, anche se siamo arrabbiati con il mondo, perché voi non dovete vivere in questo dolore. E come voi avete visto, con un po' di tenacia e determinazione e pazienza, noi possiamo mettere a posto questa situazione. L'avete già visto in diverse persone e situazioni che è possibile. Quindi in gruppo, io spero che in gruppo, sapendo che voi non siete da soli, facciamo anche mentalmente il coraggio, pensando: non sono più da sola, cioè faccio parte di un gruppo. E se noi ci ricordiamo stasera, in qualsiasi momento c'è qualcun altro che sta pensando a prendere l'acqua, che sta cercando di bere di più, anche se acqua che ernia e che rende difficile, e allora sta prendendo dei piccoli sorsetti, ma lo sta facendo, quindi anch'io bevo la mia acqua, e ci facciamo coraggio sapendo che siete un bel gruppo. Quindi prendere 15 minuti di sole al giorno, questo per la vitamina D, oltre a stare un po' all'aria fresca per 15 minuti al giorno, 15-20 minuti al giorno, perché spesso noi stiamo in casa, non abbiamo voglia di uscire, c'è forse una leggera depressione, non abbiamo voglia di socializzare, ma se noi cerchiamo anche di coniugare anche quella camminata di 20 minuti con il mio sole di 20 minuti,
bene ancora, no? E se dovete fare 20 minuti la camminata dopo il lavoro, allora durante il pausa pranzo cercate anche di uscire fuori dall'ufficio e fare almeno 20 minuti di sole un po' frontale, non guardando il sole, ma un po' frontale, giusto per avere un po' di sole, per aiutarci a aumentare le nostre scorte di vitamina D, che non è soltanto attraverso la pelle, ma la più vasta gamma dei raggi attraverso gli occhi. Ovviamente, come ho detto, non guardare nel sole, però basta che sia frontale. Allora, se voi non sapete e non avete fatto alcun test per la vitamina D, andate dal vostro medico a vedere un attimino di fare il test per la vitamina D, anche se il vostro medico vi dirà: ah, ma sono tutti carenti di vitamina D. Sì, perché in questo mondo qua, dove tutti stanno vivendo una vita abbastanza frenetica e stressata, e sempre lì noi consumiamo la vitamina D anche attraverso anche lo stress. Cioè, quindi il fibromialgico è anche doppiamente penalizzato, perché esce poco e poi dopo consuma anche tanto con lo stress. Quindi anche se lui dice così, lui dice: però faccio lo stesso. E lui dice: se sono leggermente basso, però voi insistete e dite: però sarebbe forse da diciamo livellizzarlo, visto che forse io sono un soggetto che sono propenso a consumarlo un po' di più anche degli altri, no? Così, anche perché la vitamina D ha mille funzioni, veramente tantissime funzioni nel nostro corpo, oltre a evitare l'irritazione, oltre a aumentare il nostro senso di buon umore, lenisce anche i dolori e preventa anche un po' l'osteoporosi nel nostro corpo. Ci sono tante persone che non hanno mai controllato la loro vitamina D e c'è questo rischio così. Quindi andiamo dal nostro medico, e sempre andate dal vostro medico, perché ricordate, io vi sto dicendo cose che voi dovete poi dopo controllare con il vostro medico, ok? Questi sono consigli, quindi andate dal vostro medico, perché io non sono medico, quindi andate dal vostro medico, che sicuramente saprà tutto quello che io vi sto dicendo, no? Quindi, e lui dirà: ah, però, ok, allora facciamo la vitamina D, e tanto che ci siamo, facciamo anche la vitamina B. Perché abbiamo bisogno di controllare anche come sono le nostre scorte di vitamina B. In un altro momento più avanti, perché voi dovete impostarvi, vi parlerò un po' anche di altre cose, tipo, anzi, non ve le dirò, così poi dopo noi non fiondiamo, perché vi conosco, no? Fiondiamo tutti sul qualche altro integratore, perché abbiamo bisogno di fare prima la nostra strada. Esfoliazione della pelle ogni 3 giorni. Allora, ovviamente noi abbiamo un corpo che prende tossine e fa fatica a liberarli. Il nostro più grande polmone è la nostra pelle, e più che i nostri polmoni è la nostra pelle. Quindi cerchiamo di avere la nostra pelle che è sempre pronto per aiutarci a liberare. Quindi facciamo 2 o 3 volte alla settimana la nostra esfoliazione. Mi ringrazierete questo giugno, quando siete in spiaggia siete stupende, no? Quindi anche voi maschi stupendi, no? Facciamo una bella esfoliazione della nostra pelle. Tanti di voi anche vi rendete anche conto di questo, perché tanti di voi non avete mai sudato. Io ho passato la mia vita non sudando proprio per niente, no? Dicendo: caspita, come sono elegante, non sudo mai, voi sudate, sembra grondate in estate, invece io posso stare anche sotto 40 gradi, non neanche una goccia, invece di sapere, di pensare al mio corpo fibromialgico, che quello facevo accumulo, perché abbiamo bisogno di una bella sudata. Torniamo anche alla nostra sauna. Io vi passerò sulla sauna la prossima volta, perché non ho il tempo. Quindi sauna e integratori ci passeremo la prossima volta, ma se lo state facendo non andate oltre i 15 minuti all'inizio, ok? Poi controllate la vostra pH. Io vi chiedo la lista del vostro diario alimentare, quello che voi state mangiando, che parleremo nei ultimi 15 minuti del diario alimentare. Fate una lista dei vostri miglioramenti, che voi dite: quali miglioramenti? Vedrete. E poi dopo fate anche, in questa lista dei miglioramenti, tenete anche una specie di nota
e di ogni giorno, scusami, non sulla lista dei miglioramenti su Diale o Elementari, un po' il nota del pH del vostro corpo. Allora, il pH del vostro corpo, che lo stavo facendo vedere a qualcuno l'altro giorno, le strisce, sulla scrivania, forse no. Allora, sono le striscioline del pH della Pasqua che sono semplicemente delle striscioline gialle che si comprano anche in farmacia. Sono fatti un po' tipo striscioline così, si tira giù uno, si fa con non la prima pipì del vescica, ma un po' le mezza vescica, ovvero lasciate andare un po' di pipì di prima mattina, solo di mattina, non farmi quello di pomeriggio e di sera che è più alcalino, così variamo, no? Facciamo quello di prima mattina quando abbiamo, anche se voi siete andati a bagno 4, 5, 6 volte, così facciamo quello di prima mattina, perché quel vescica iperecitabile mano a mano si diminuirà e avremo proprio una bella lettura del pH di mattina, perché dormirete e poi dopo smetterete di andare al bagno continuamente. Quindi lasciate andare un po' di pipì, fate un test e vediamo un po' il vostro pH del vostro corpo, così possiamo anche vedere un attimino come fanno tutti i miei guerrieri, che il pH inizia a risalire durante i prossimi 3, 4, 5, 6 mesi, ok? Non si alcalinizza un corpo subito e soprattutto ricordiamo che dipende se voi state urlando a vostro marito, vostri figli, vostri cognati, eccetera, eccetera, oppure se siamo frustrati, arrabbiati, demoralizzati, in depressione. Questo è quello che incide sul nostro pH. Quindi quello tenetelo per 2 settimane. Ancora di più se voi state andando al bagno tutta la notte, però se state dormendo abbastanza regolare, tenetelo per 2 settimane e così poi dopo fate una volta alla settimana. Altrimenti, se state andando al bagno spesso, continuate finché non siete regolarizzati con le vescica iperecitabile e così poi dopo riusciamo ad avere una lettura più veritiera una volta alla settimana, ok? Allora, adesso andiamo sull'alimentazione, ok? Allora, l'alimentazione. Detto ciò che avevo detto dell'intestino e per quale motivo noi cerchiamo di evitare cibi con zucchero, e zucchero significa stevia, melassa, sciroppo di acero, sto dicendo delle cose strane perché queste sono le cose che voi mi chiedete sempre. Allora, ovviamente zucchero bianco, zucchero di canna, zucchero, ok? Zucchero. Quindi zucchero dà rifornimento a tutti i parassiti, candida, batteri nel nostro intestino e li fa proprio resistere al massimo. Lì poi dopo noi abbiamo quel gonfiore quando noi mangiamo. E soprattutto ricordate che non sono i cibi che vi stanno facendo male, no? Non è mai il cibo che vi sta facendo male, è il contesto nel vostro intestino che è il problema. Perché voi mi dite spesso: ah, io non posso mangiare aglio, non posso mangiare cipolla, non posso mangiare fagioli, non posso mangiare lattuga, perché poi dopo io sto male. Non è la lattuga o cipolla o l'aglio o i fagioli, è la condizione del vostro intestino. Quindi nel frattempo cercheremo anche tanti piccoli stratagemmi per mangiare quei cibi, per avere una bella varietà, per poter poi dopo avere tutti i nostri vitamine, sostanze nutritive e aminoacidi. Però ricordate che se voi continuate a mangiare le cose che danno proprio una proliferazione batterica nel vostro intestino, avremo tutto quel stitichezza, gas, gonfiore, dolori, flogosi nell'intestino, è proprio quello, è un ciclo vizioso. Quindi abbiamo bisogno di esercitare il nostro autocontrollo sull'alimentazione. Molto difficile quando noi siamo stressati, lo so, ma in gruppo sapete che poi dopo ci sono gli altri che stanno facendo anche loro un po' di sacrifici per il loro benessere, perché è questo il punto. Leggerò questa lista qua dei cibi no. Accetto birra,
vino? No, perché fermenta, e anche altri cibi che fermentano, anche la frutta e verdura che voi lasciate in frigorifero, cercate di comprarla fresca e mangiarla subito, così poi dopo non abbiamo le cose che fermentano, alcol. Okay? Sia per i lieviti sia per lo zucchero e poi dopo anche per l'alcol, aspartame extra sweet, quindi non è proprio che uno dice guarda, questo è zero calorie, non sono calorie e anche queste sono sostanze chimiche, no? Oltre a nocivi cose per noi. Bevande alcoliche, ok, questo no, bevande gasate, no, caffè è acido. E lo so che ci tira su, però noi cerchiamo di tirarci su un po' da soli. Quindi massimo facciamo un caffè nella mattina, no? Così. Poi dopo le castagne, no? Perché è amido. Carne rossa, acido, cibi fritti, vabbè, fritto, no? Cioccolato, cola, conservanti, farine, lieviti, grano, frumenti, farine, lievito, grano, frumenti, carboidrati vi infiammano. Carboidrati infiammeranno i vostri nervi nel vostro corpo. Funghi fermentano, insaccati, maiale, cotto, crudo, salame, latte se siete intollerante, in modeste quantità, liquirizia, mais, muffa è geneticamente modificato, pane, pasta, pistacchi, infiammano, riso, basmati, integrali, eccetera, sacrina, riso basmati nero, nero, riso Venere, ok, se proprio dobbiamo scegliere un tipo di carboidrato, scegliamo quello. Non è il glutine il nostro problema, ma prendiamo il meno peggio della situazione. Allora, saccarina, eccessivo sale. Non è che uno deve togliere il sale dall'alimentazione, però un eccessivo sale, anche spesso lo facciamo anche senza neanche renderci conto, poi dopo è anche immangiabile, però continuiamo a mettere sale proprio come brutta abitudine. Quindi abituiamo a meno sale. Snack, confezioni, barette, no, solinacee, ok? Allora, solinacee, patate, peperoni, peperoncini, melanzane. Belladonna, se lo trovate in qualche medicinale, tabacco, e se voi state fumando lina, spero che ci sei dentro, ecco così, noi non ci rendiamo conto che il tabacco è un solinaceo, cioè, quindi ogni volta che noi stiamo fumando, noi ci facciamo un gran male oltre alle sostanze chimiche, così, quindi niente, niente paura. Tutto quanto ci vorrà un po' di tempo, ma ripristineremo un po' tutto. Quindi pomodori, solfiti, spezie, menta, pepe, tutte cose che possono infiammarci o irritarci. Allora, il tè nero, beviamo il tè verde, ok? Vino, zuccheri. Allora, cibi permessi, frutta fresca, tranne gli agrumi, ok? Verdura, tutte le verdure tranne i solanaci, pesce bianco, sogliola, merluzzo, orata, branzino, carne bianco bio, tacchino, pollo, la bresaola, giusto se dobbiamo, così. Legumi di tutti i tipi, uova in moderazione, yogurt, sempre quello bianco senza aggiunta di frutta, limone, sempre per aiutarci a alcalinizzarci, gli agrumi sono acidi tranne il limone che ci aiuta a alcalinizzarci, sempre quell'acqua 2 litri e mezzo al giorno, succhi di frutta, ma solo i nostri, no, non quelli barattoli di bio, no, perché senza conservanti e senza zucchero è fatto, l'ho comprato nel negozio bio, sì, che è stato confezionato forse 6 mesi fa, no, no, noi facciamo, prendiamo il nostro modesto macchina di centrifugati, ci facciamo i nostri belli centrifugati e lavare la macchina dopo non è un problema, quindi svuotiamo, facciamo una sciacquata, e via, ok? Noi facciamo i nostri succhi, ok? Evitiamo la selvaggina, oca, anatra, capra, come il cinghiale, altre cose, se tutti quei, no, ci sono certi di voi che lo state mangiando, no? Capretto, agnello, vitello, altre cose. Per la nostra alimentazione, se noi abbiamo un pH che è abbastanza alto, di già che è strano, però
potrebbe anche essere che altro sarebbe 6, 8, 7, 2, 7, 6, 8, 7, 7, 2, così allora possiamo anche, diciamo, forse mangiare un po' di tonno fresco, salmone, no? Che è buono per gli amminoacidi, dipende poi dopo come si innalza il nostro pH che noi possiamo mangiarci un attimino di più delle cose. Allora, alimentazione, acqua, camminata, carboidrati, alimentazione, improvvisa allergia, zucchero, respirazione profonda, stretching dolce, regime generale, corpo sano, lo meritiamo e lo possiamo avere. Quello che è il problema, come vi avevo detto all'inizio, è la paura. Credere. Io ogni video che io faccio è per far sì che voi riuscite a vedere sempre di più che le persone stanno guarendo, cosa era il problema prima, perché mia sorella ha cercato di evitarmi per un anno e mezzo dopo che io ero completamente guarito, perché non ci credeva che fosse possibile per lei, ci credeva perché vedeva me in questo mese qua, in gruppo, noi dobbiamo crederlo, ok? Allora, le frustrazioni e i giudizi. Le frustrazioni e i giudizi, vi avevo già parlato nei webinar preparatori delle frustrazioni e i giudizi e quanti ce ne sono che ci bloccano. Volevo parlare di l'intransigenza. Allora, non a caso. Ognuno di noi è specializzato in una, sì, in una certa cosa. Allora, con te l'intransigenza, ovvero tutto questo che noi stiamo facendo deve nascere come parte integrante di un percorso di considerazione per noi stessi. Quindi, se noi non ce la facciamo a fare qualcosa, noi dobbiamo avere la massima pazienza con noi stessi. Aggiustiamo il tiro, non lo facciamo bene la prima volta, va bene, la seconda volta andrà meglio e la terza volta andrà meglio ancora. Però quando c'è quella paura di non farcela, e noi siamo sempre stati intransigenti con noi stessi nella vita, ovvero dovevamo raggiungere tutti gli obiettivi e questo è semplicemente un obiettivo e non abbiamo visto come parte integrante di un nostro nuovo cammino di stile di vita per il nostro benessere, noi possiamo flagellarci, demoralizzarci, incazzarci con noi stessi quando noi non raggiungiamo questo, quello che noi stiamo dicendo di fare. E vi ricordo anche che ci sono certi parti del vostro cervello oppure le zone decisionali che sono leggermente impediti in questo momento, poi dopo no, ci sono i centri del controllo, l'amigdala della paura, quindi noi abbiamo anche certe parti del nostro cervello che non lavorando ottimalmente stanno facendo sì che noi siamo più propensi alla paura, ok? Più propensi a non fare decisioni proprio quelli logici, razionali, e siamo più propensi a farci prendere dall'iperattività del cervello oppure un pensiero ci fa partire altri mille pensieri e poi dopo ci perdiamo e non riusciamo a focalizzare su quello che noi stiamo facendo. Dietro tutto questo, se noi stiamo comportandoci come piccoli soldati, ovvero dobbiamo raggiungere l'obiettivo, è molto difficile, vero? Sì, è molto difficile, proprio quello che hai detto tu è il succo, è molto difficile se siamo intransigenti con noi stessi, ma è ancora più difficile se appunto vediamo il percorso di guarigione come un ennesimo obiettivo da raggiungere e non come un percorso di crescita, un cambiamento di stile di vita, una voglia proprio che però si matura, penso che comunque abbia bisogno di maturare nel tempo e quindi, e quindi dobbiamo darci quel tempo. Esatto, è tutto collegato. Di fare il nostro bene, che bisogna permetterci di fare il nostro bene. E quindi se noi già riusciamo a vedere il cammino in questo modo, già abbiamo un atteggiamento diverso nel fare le cose per noi stessi. Esatto. E quindi questo è un primo.
chiedo a tutti, anche che ci sono tanti nuovi, io chiedo a tutti di ascoltate quelli che sono andati più avanti di voi, che si sono, diciamo, fatti un po'. Esatto, di battute di testa, sì. No, io volevo dire alle persone che appunto stanno iniziando adesso, anche a me l'avevano detto, però ve lo dico proprio per esperienza personale che è veramente importante la pazienza con noi stessi, non arrabbiarsi come hai detto tu prima se non riusciamo a fare le cose, a farle subito, a farle bene perché comunque le informazioni sono tante ed è proprio un apprendimento in ogni caso, non è solo una questione di avere una nozione. È proprio una questione di, ok, dici ho capito quella cosa, però poi non riesco a farla, come mai? Perché ci vuole del tempo proprio per metabolizzarla e per farla tua, per interiorizzarla, perché tu la senta tua e quindi la fai anche in un altro modo, non la fai più per dovere o perché devi farla, ma la fai, acquista proprio un altro significato. Il tuo Ecco. benessere. Sì, questo è il tuo benessere, perché tu mi hai detto lungo il percorso lo fai per un altro motivo. Sì, perché noi passiamo da devo farlo perché altrimenti questi dolori mi flagellano, a Esatto. devo farlo perché io voglio, io sto bene, non è che io ho paura più di stare male, ma io voglio che io stia bene, e questo con tutte le persone che sono seduti in questa malattia, aspettando che qualcuno arrivi con una pillola, un sciroppo, una tecnica o qualcosa per salvarmi, dimostra anche che quel dolore che noi soffriamo sentendoci incapaci di fare qualcosa per noi, per evitarlo, fa sì che questo meccanismo qua di passare da evitare i dolori a fare qualcosa perché io merito di stare bene, perché io posso stare bene, perché io aspetto di stare È sempre completamente diverso, completamente è diverso. completamente diverso. Cioè, è una cosa che tu mi hai detto fin dall'inizio, comunque, non era una cosa che io non avessi mai sentito in tutti questi mesi. Però, appunto, come hai detto tu, per una mia peculiarità, del mio carattere, delle mie esperienze di vita, ci sono certi atteggiamenti che non sono così immediati da smantellare, insomma, e quindi ci vuole proprio, bisogna darsi il tempo, e anche questa è una forma di amore per noi stessi e non di intransigenza, per imparare, perché proprio si tratta di reimparare e di avere un nuovo centro, una nuova prospettiva. Sì. Ed è quello Che che non è più quella di. tante Sì. persone avevano anche paura di affrontare, perché come Danilo ha detto, io ho cercato di non affrontare me stesso, perché ho capito che in questo percorso C'è di anche quello poi. Sì, c'è anche quello perché poi ci sono tantissime cose di te stesso che poi vengono fuori man mano e che tu no, assolutamente non sai. E che ti fanno anche dare resistenza al fatto che tu ti permetta di farti del bene, che tu non pensavi, perché io pensavo che, ad esempio, io sono partita, no, con regime generale tipo soldato, come hai detto tu, faccio tutto benissimo, determinazione, costanza, tenacia, bla bla, però tanti alti e bassi, come mai? Per questo motivo, per l'intransigenza, per il fatto di focalizzare ancora forse di più i dolori, se andavano o non andavano via, i risultati, e quindi si parla sempre di obiettivo. Sono la una, ci sono i dolori, sono le due, ci sono i dolori, sono le tre, ci sono i dolori. Diciamo non proprio così, ma è una cosa con cui sto ancora lavorando, però mi sono accorta veramente adesso, ho fatto quello scattino che mi ha portato a capire un livello di comprensione Ed es un po' esattamente più in là. così che si fa un scatto
poi si fa un altro, poi si fa un altro, poi si fa un altro. Allora, queste sono 4 settimane condensate di informazioni, ok? In un'ora. Esatto. Quindi ci sono già le persone che stanno, mamma mia, ma come faccio? E allora No. iniziano e poi dopo non si riesce e si iniziano a frustrarsi con noi stessi. No, noi dobbiamo iniziare, come io dicevo a Elisa, con i baby steps, che passi da Esatto. bambino, ma per darci quella pazienza lì non dobbiamo essere intransigenti con noi stessi e dobbiamo No, è impossibile. e È impossibile, altrimenti non vediamo i risultati o li vediamo rallentati di molto. esatto, perché poi Oltre al fatto che non, cioè, andiamo proprio fuori strada nel percorso, in quello che è il senso del percorso, perché anche pur avendo i miglioramenti, se poi appunto noi non andiamo a risolvere certi atteggiamenti che noi abbiamo sbagliati, di mancanza di attenzione, di mancanza di rispetto, di mancanza di amore verso noi stessi, poi il problema tenderà a ripresentarsi, quindi diciamo la focalizzazione deve essere, come hai detto tu prima, cioè deve passare attraverso di noi questo percorso. Esatto. E quindi vorrei dire a tutti quelli che iniziano di stare tranquilli, che se anche ci saranno dei momenti in cui non si riesce subito, è normale, è normalissimo, e di portare pazienza, di continuare ad avere fiducia. Passato tutti voi, vero? Sì, io ci ho anche messo un bel po' per capire sta cosetta qua. Non soltanto tu, tutti, no? Ecco, quindi io con te volevo parlare dell'intransigenza, Certo. devo raggiungere l'obiettivo, devo raggiungere l'obiettivo, così, no? Esatto. Esatto. Ti mando un abbraccio, ti mando Un abbraccio a te, grazie. il non mi vedo. Chi meglio di te? Cioè, ognuno di voi è esperto in una cosa, no? Ognuno c'è il suo. Ognuno ha suo. Tera, non mi vedo, quindi non lavoro per me perché io non esisto. Sì, assolutamente. All'inizio proprio non riuscivo a vedermi, a sentirmi, non esistevo, non riuscivo a pensare quando ovviamente si arriva al momento di all'introspezione, al subconscio, ai momenti con se stessi. È impensabile se non hai un contatto con te stessa. È impensabile. Lì devi. Chi come me ha questo problema, nel senso aveva, perché adesso per fortuna diciamo che siamo a un buonissimo punto, sì, ecco, chi come me, e sicuramente sono molti, perché i fibromialgici si definiscono spesso degli alieni, perché non si riescono a vedere, a identificare, non riescono a trovare un loro posto nel mondo, ma neanche nella loro casa, forse nella loro casa. E è fondamentale appunto imparare a conoscersi, imparare a conoscersi proprio dall'inizio, riprendere quel poco che ti ricordi, tipo ad esempio io la mia infanzia, cercare un attimo di ripristinare una me stessa con quei piccoli pezzi di me che conoscevo e cominciare da lì. Perché con la malattia, 10, 15, 20 anni nella malattia, ci dimentichiamo anche che eravamo una volta capaci di gestire la nostra vita, gioiosi, che ci volevamo anche forse un po' bene, ci sapevamo che eravamo qui, non temevamo così tante, eravamo schiacciati dalle giudizi. C'è forse. È stato prima un momento così, ma la fibromialgia ci chiude, ci chiude, ci chiude, ci chiude, che non vediamo più niente di noi, anche se Sì, l'avevamo visto prima. assolutamente, assolutamente è obnubilante, anche se è quasi una parolaccia, no? Questa cosa oscurante, è un
una cosa veramente tremenda da questo punto di vista, la fibromialgia, perché copre, è come se ti coprissi con un velo nero. Ti coprissi con un velo nero, tu non riesci neanche a vedere al di fuori, non riesci a vederti dentro, non riesci a vedere più niente. Sei offuscata, la tua mente è offuscata, la tua vista è offuscata. E sei concentrata sui dolori, sulle cose negative, sullo stare da sola, su quello che non va, ovviamente su tutte le parti negative, perché è come se tu non riuscissi a uscirne, no? Che fossi rimasta invischiata in una tela di ragno. È proprio così. La fibromialgia però è da vedere poi dal punto di vista che in qualche modo ti frena apposta, tu ti ferma apposta per farti vedere queste cose, che all'inizio tu vedi come una cosa terrificante e poi pensi, ma se sono qua, se sono ferma, forse un motivo ci sarà. Esatto. E da lì parti veramente un nuovo discorso, ecco, perché prima ovviamente parliamo della cosa in sé negativa, perché ovviamente c'è la parte che noi vediamo negativa, ma poi c'è il risvolto assolutamente positivo, e bisogna dirlo, perché, no, perché è giusto, e pensare che ci siamo fermati o ci ha fermato questa malattia perché dobbiamo fare i conti un po' con quello che forse non abbiamo mai fatto, con noi stessi e con tante altre cose, ognuno ha le sue, ognuno ha le sue problematiche più o meno questa evidenti. Difficoltà, però Sonia, scusami, questa difficoltà è di renderci conto che la malattia mi ha fermato, io dico è un nostro grido, il nostro corpo sta gridando, sta dicendo basta, 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 basta fare tutto per i familiari, basta a cercare di essere uno sul lavoro, basta a sentire di tutti i giudizi degli altri e preoccuparti di questo, basta a fare favori, piaceri per graziarti, per farti graziare delle altre persone, basta, basta, basta. Però se noi non abbiamo visto il nostro corpo tranne come un mulo per aiutarci a fare tutto questo giro qua per gli altri, cioè praticamente il nostro corpo serviva come per facilitarci nel fare tutto quello che noi dovevamo fare, non esisteva il nostro corpo come parte di noi, corpo, mente, spirito, oppure questo approccio olistico a 360 gradi. Se noi non abbiamo visto corpo, non abbiamo visto mente, non abbiamo visto spirito, quello che tu stai dicendo all'inizio, ci vuole anche che dobbiamo salire un po' di gradini anche per poi dopo renderci conto che il nostro corpo sta chiedendo pietà. Assolutamente, assolutamente. Io ad esempio mi sono resa conto di quanto riflettessi me stessa negli occhi degli altri, cioè cercassi l'approvazione talmente tanto degli altri che facessi qualsiasi cosa per, e penso molte persone facciano lo stesso, no? Devi essere sempre la numero uno, devi essere al massimo, devi fare le cose nel miglior modo possibile, perché così sei brava e qualcuno ti dice che sei brava, e se qualcuno te lo dice, e se qualcuno te lo dice, allora è vero, e allora magari è vero, perché ovviamente se te lo dici tu, non basta, perché sei solo tu, quel solo, perché tu non ti vedi, non esisti, non ci sei. Sono molto più importanti gli altri, sono molto più importanti più importanti loro, quello che dicono, e ovviamente è pazzesco che tu vai avanti e vivi in funzione degli altri, dell'approvazione degli altri. È una cosa... Sì, è cosa tremenda, ma il bello è che tu non ti rendevi neanche conto. Sì, assolutamente, non mi rendevo conto, talmente dentro a questa cosa, o talmente fuori, perché ecco, si può dire talmente fuori di me stessa, talmente fuori di me stessa, no? Che ti vede in terza persona, che non senti, non vedi, non riesci a capire la tua importanza e la gravità in qualche modo del bistrattarti, del mistrattarti, cioè di trattarti proprio malissimo in questo caso, perché... veramente hai fatto di tutto e di più col tuo corpo, col tuo spirito, con la tua anima, l'hai regalata 100 volte in giro, no? Esatto. Senza risparmiarti, cosa non abbiamo fatto? Esatto. No? Esatto. Per gli altri.
per accaparrare qualche consenso, sì, oppure evitare Esatto. un giudizio negativo. Sì. O evitare il giudizio negativo, perché assolutamente se qualcuno ci dice che non va bene, ci crolla il mondo addosso. Non è che siamo strutturati per cui allora dici chi se ne frega, nel senso se tu mi dici che non va bene quello, vabbè, ovviamente è una tua opinione, hai giustamente il diritto di dirla, ma a me, cioè fondamentalmente, cioè, mi porta Ma fino a lì. quanto Ora. tempo ci è voluto per te arrivare a questo punto qua? Mi fai musica per le mie orecchie, ma quanto tempo? Anni. Quindi noi raccontiamo qui nuovi guerrieri per far sì che voi non ci mettete 2 anni, che ci mettiamo un po' di meno. Non dico domani, no, però. Piano piano in questo anno qua, in questo anno insieme ci arriveremo e ti ringrazio tantissimo Sonia, grazie, Grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio, grazie, grazie. un abbraccio. Allora, io adesso da quelli che sono iscritti, io sceglierò una persona con sempre il mio numero fortunato, sceglierò una persona per un premio reattività, che il mio premio reattività è sempre una seduta di un'ora con me per parlare di cose. E quindi io poi dopo questa seduta di reattività lo metterò a disposizione di tutti voi, se questa persona concede, per un po' anche lavorare un attimino one-on-one sulle problematiche dell'impostazione di questo regime generale, che ricordo a tutti è un piano di consigli, perché siccome c'è mezzo mondo che mi odia, io devo dire un piano di consigli. Non sono un medico, non vi ho dato disposizioni mediche, bensì consigli, sono consigli. E quindi dopo vedo un attimino chi ha vinto il premio reattività, se quella persona dice di sì, allora poi dopo voi riuscirete in questo mese qua a capire anche di più. Sentendo anche come districchiamo un po' di problematiche anche insieme a quelle persone lì. Questa è la chiusura del nostro primo webinar. Voglio guarire e ci vediamo nella prossima. I grandi guerrieri che sono in linea, i nuovi guerrieri che sono in linea, ce la facciamo. E per i vecchi guerrieri è un ripassatino. Per i nuovi guerrieri salite sulla barca e partiamo, ok? Io lo so che io rido, io ero in tremenda, tremenda dolori, tremende dolori, ma io lo so, io sorrido perché io lo so che voi potete farcelo. E poi dopo anche perché ho bisogno sempre di produrre la mia quantità di endorfine, che io ricordo sempre di produrre le mie endorfine per ricaptare poi dopo la serotonina. Quindi andiamo avanti, vi mando un grosso abbraccio, ciao a tutti, ciao. Anima, body and soul, amare ciò che io credo sia possibile determina i miei risultati. Se io credo